Ciao a tutti amici, questa sera facciamo una piccola prova col percursore inserito all'Einel a massima potenza. Perforiamo un mattoncino che ho preso come prova, che vedete è di circa millimetri. Io mi aiuto come posso perché sono da solo. 9 centimetri, proviamo a perforarlo. Via. Ovviamente io senza aiuto e senza nulla ho provato a perforarlo, mi è entrato circa di 3 centimetri, credo circa. Adesso proviamo. Eh sì, non mi sono sbagliato, 3 centimetri mi è entrato. Ovviamente non ho un aiuto, sono poggiato su una tavola di legno così tanto per, ed ho provato a perforarlo. Devo dire che secondo me, con una punta magari più professionale, il foro, e con l'aiuto del braccetto, ma purtroppo devo anche tenere su la telecamerina che sto facendo il video. Questo è per provare la potenza dell'Einel in percussione, per forare le pareti. Come vedete non è che stavo scherzando, vedete questo mattone, e insomma non ha nulla da invidiare. Penso che con una punta più professionale già sarei sbucato dall'altra parte. Una punta più professionale ovviamente anche l'aiuto del braccetto che lui ha di supporto per spingere giù, che viene avvitato qui. In questo punto qui, vedete, con questo, se avessi qualcuno la quale mi tenesse a meno la telecamerina, io potrei fare questa prova e bloccare anche magari, perché no, il mattone in qualche morsetta, potrei fare una prova più consistente. Però lavorando ad una mano e l'altra tenendo appunto la telecamerina, il mattone non era fissato a nessun alloggio, posso dire che si è dato da fare, anche considerando che la punta non credo che sia delle più professionali, ma sia una punta abbastanza economica. Non c'è niente da dire. Questo prodotto, l'Einel Brushless, la quale vi lascio l'inquadratura THD18LiBL Brushless, è un ottimo prodotto, secondo me, per il fai da te, lobbistica, e perché no, spingersi anche un po' di più. Grazie.
non credo che dia problemi. Grazie per aver visto il video, alla prossima, ciao ciao.